Il risultato è stato, io l'ho definito come molti altri, di portata storica, non soltanto per il nostro paese, ma è davvero, diciamo, un grande passo in avanti anche per l'Europa. Sono state respinte, diciamo, le logiche solo e unicamente intergovernative, dei veti incrociati e la battaglia anche che i paesi frugali hanno fatto non soltanto per impedire che ci fossero, diciamo, un piano europeo di recovery fund, ma soprattutto anche per non accedere all'idea, diciamo, dell'integrazione europea. È una concezione un po' la loro mercantilistica. Comunque per l'Italia è un risultato dal punto di vista economico, dal punto di vista quindi delle risorse che sono tantissime, stiamo parlando di 209 miliardi, ma anche dal punto di vista del riconoscimento a livello europeo e quindi anche del prestigio, perché è stata una trattativa molto faticosa, ma l'Italia e il Presidente Conte hanno saputo costruire, e avendola il Ministro per il Parlamento europeo, per l'Unione europea, hanno saputo costruire un insieme e tessere alleanze che sono state assolutamente preziose. Prima con la lettera che vedeva insieme 7-8 paesi che chiedevano appunto l'intervento dell'Europa per affrontare la crisi Covid. E poi, diciamo, coinvolgendo fino in fondo con l'aiuto anche della Francia e della Germania. È stato un risultato importante, bisogna proseguire in Europa per continuare sul progetto di integrazione europea. E anche il fatto che comunque queste risorse, sì, condizionalità, ma insomma solo in piccola parte il cosiddetto freno d'emergenza è del Consiglio europeo, il resto comunque tutte le procedure sono in capo sempre alla Commissione e questo è importante. È stato eliminato appunto il diritto di veto. E l'altra cosa fondamentale, ovviamente, adesso spetta a noi, perché sono tantissime risorse, sono quasi il 50% in più di quello che furono il piano Marshall. L'Italia, insomma, ha davanti a sé la responsabilità di dover utilizzare bene queste risorse per portare il paese fuori dalla crisi e fare quello che è necessario fare per modernizzarlo. E per quanto ci riguarda, le priorità sono la riconversione ecologica, perché da lì è il futuro, è la vera modernità, e la digitalizzazione, l'investimento in ricerca. E questo ci può permettere, a mio avviso, insomma, di provare a uscire da una crisi che sarà, come vediamo, una crisi pesante dal punto di vista economico e sociale.